hanno gastronomia e sapori toscani come elemento di diffusione della cultura. E questo è uno degli obiettivi della Toscana in Bocca, l'appuntamento sulle eccellenze culinarie locali che si terrà a Pistoia dal 21 al 25 aprile prossimi. Un evento che vedrà la partecipazione dei ristoratori locali che porteranno in degustazione circa 80 piatti tipici. La quarta edizione di Toscana in Bocca coincide con il ruolo assunto da Pistoia, capitale della cultura italiana del 2017, ed è l'occasione utile per raccontare un'altra storia, un altro pezzo delle nostre eccellenze, della Toscana, e con un percorso particolare. La presenza del professor Cardini sarà sicuramente stimolante e sollecitante. Nel merito della questione, l'alimentazione, il cibo, la storia, la storicizzazione nella Toscana, nelle tante diverse parti della Toscana, del saper fare della tradizione culinaria che diventa racconto dei luoghi, racconto delle comunità. È una vetrina per le imprese che rappresentano l'eccellenza enogastronomica del nostro territorio, le quali fanno tanta parte della capacità di accoglienza, della qualità dell'ospitalità del nostro territorio, un territorio che sta letteralmente fiorendo con la primavera, si direbbe, e che vede crescere con numeri inimmaginabili solo poche stagioni fa le proprie presenze turistiche in termini di arrivi, pernottamenti. Pistoia conosce una stagione che non ha mai conosciuto, che deriva da una notorietà che non ha mai conosciuto, la quale è anche figlia di manifestazioni negli anni scorsi come la Toscana in Bocca. Nel corso dei 5 giorni della manifestazione, che ha ottenuto anche il patrocinio del progetto regionale Vetrina Toscana, si alterneranno talk, cooking show e appuntamenti culinari, tutti eventi nei quali il gusto si fonderà ad aspetti culturali. Lo scorso anno le presenze della Toscana in Bocca sono state importanti, con circa 40.000 visitatori, un'occasione per portare a Pistoia un turismo di qualità. Quest'anno lo vogliamo vivere come l'anno della qualità. 40.000 persone è un numero rilevantissimo, pensiamo di riuscire a, diciamo così, concretizzarlo anche nel 2017, ma non vivremo stress da numeri. La volontà è quella di fare una bella iniziativa che rimanga nella memoria delle persone. Nel corso della manifestazione anche una gara tra chef che si cimenteranno nella preparazione di piatti a base di vitellone bianco dell'Appennino centrale IGP. Il 22 aprile ancora un cooking show dei cuochi toscani che delizieranno i palati dei presenti con assaggi di amatriciana. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza al comune di Città Reale.